Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche con pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola rimacinata di grano duro, farina manitoba, lievito di birra fresco, latte intero, olio evo, sale, zucchero, uovo. Per farcire, salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, olio, sale, pepe, parmigiano e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero e il lievito. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, la semola, l'olio, l'uovo e il sale. Ed impastare in modalità spiga per 3 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Nel frattempo preparare il parmigiano al basilico. Mettere nel boccale il parmigiano e il basilico. Ed azionare il bimby per 10 secondi. A velocità 10. Mettere da parte. Miscelare la salsa di pomodoro con il concentrato di pomodoro, l'olio, il sale e il pepe ed amalgamare bene. L'impasto è pronto, dividerlo in 2 parti uguali, stenderlo formando un rettangolo, mettere la metà della salsa di pomodoro. Spolverizzare con il parmigiano al basilico. Arrotolare formando un cilindro. Chiudere soltanto un lato del bordo e tagliare lasciando circa 4 cm del bordo. Intrecciare. Posizionare in uno stampo da plum cake rivestito con carta da forno. Pennellare la superficie con un'emulsione di acqua e olio, un cucchiaio d'acqua e un cucchiaio d'olio. Lasciare lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa e ripetere l'operazione con il resto dell'impasto e degli ingredienti. Trascorso il tempo, il pan brioche è ben lievitato e adesso lo cuoceremo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti circa. Il pan brioche è cotto,
Lasciare intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Pan brioche con pomodoro. Grazie e alla prossima ricetta!